Ciao a tutti, io sono Fabri e questo è il mio video della vergogna perché vi faccio vedere le cose che ho acquistato nell'ultimo periodo, proprio in estate praticamente. Cose di cui non avevo assolutamente bisogno, ma alle quali non ho saputo resistere, nonostante io mi impegni a cercare appunto di utilizzare quello che ho, di terminare quello che ho, di non comprare troppo. Però insomma, comunque il make-up è la mia passione, il mio hobby, e quindi niente, faccio il video della vergogna. Allora, comincio da questa, è la BB Cream di Garnier, che ho comprato in realtà questa con un motivo, non perché mi sono fatta prendere dalla cosa. Ho comprato la colorazione un po' più scura rispetto a quella che già avevo. Io avevo la light, ho comprato la medium e soprattutto avevo quella più idratante e ho comprato quella classica. Perché l'ho comprata? L'ho comprata prima di partire per le vacanze al mare, dicendomi: mi voglio portare una cosa leggera, non voglio portare certo il fondotinta al mare, ma quella che ho probabilmente è troppo chiara ed è comunque poca, perché credevo che qui dentro non ci fosse rimasto più niente. Sono un idiota, perché uno, non ho pensato che io ho comunque una base più scura con la quale avrei potuto mescolarla, eccola qua, proprio cancellato dalla testa, niente, il vuoto. E poi, quando invece sono tornata dalle vacanze, che mi sono schiarita un po', ho continuando ad utilizzare quella che già avevo, l'ho tagliata perché sapevo che ce ne sarebbe, non riuscivo più a spremerla, ma sapevo che ce ne sarebbe stata ancora. E non solo ho utilizzato tantissimo quello che era ancora qui dentro, ora è vuota come vedete, ma ho riempito un intero bottino. Questi qui sono bottini da almeno 10 grammi, considerate che un intero flacone è da 50 grammi, quindi io avevo ancora più di un quinto, questo è pieno ancora. Un quinto dell'altra, un idiota, però insomma, non dovrebbe andarmi a male. Ora sono un po' più scura, quindi la posso usare, anche se appunto ho ancora questa da finire che posso mescolare con quest'altra, che è una base che ho da una vita e mezzo. Quindi ho questo prodotto in più qua, che chissà quando e come utilizzerò. Male che va, niente, me lo terrò per l'anno prossimo, boh, chi lo sa. Poi ho comprato una cipria di neve, in realtà una cipria mi serviva, anche qui non siamo ancora proprio nello scandalo degli acquisti, e però avevo ricomprato la cipria di Essence, quella giallina, non mi ricordo come si chiama, non la prendo perché sennò ci metto 3 ore, comunque l'avevo ricomprata perché ero quasi rimasta senza cipria e avevo in mente di comprare questa. Però aspettavo un'offerta, perché spesso Neve fa delle offerte sia sul sito che in un negozio che ho vicino casa, dove hanno questo brand, avevano perché hanno chiuso il negozio, e spesso insomma lo mettono in offerta. Però ho detto: se rimango senza, che faccio? Una cipria mi serve assolutamente. E avrei potuto tamponare in altri modi, ma... Quindi ho comprato quella di Essence, che però vi avevo già fatto vedere, e poi ho comprato questa. Io avevo utilizzato e già terminato la Drama Matte, quella classica. Ho provato la Fluffy Matte, quella che dovrebbe essere appunto un pochino meno asciutta, un pochino meno opacizzante, non è che da qui si possa vedere, perché la uso tanto come per settare il contorno occhi e... iniziando ad avere rughine, segnetti eccetera, non ho bisogno di una cosa che mi segni troppo. E in realtà l'ho usata pochissimo perché sto finendo la cipria che è all'interno della palette viso di Hourglass, e questo da 3 mesi, quindi le mie preoccupazioni del fatto che la cipria mi terminasse 3 mesi fa erano del tutto errate. Ma va bene, non va male, ce la teniamo, l'altra è quasi finita, l'ho comprata, mi sembra col 15 o col 20% di sconto, quindi comunque, il mio affare, l'ho fatto. Poi, sempre di Neve, ho comprato un ombretto in polvere. Qui ho toppato la grande, perché volevo un colore che fosse una sorta di acqua marina, e questo un pochino lo sembra. In realtà non lo è, perché quando poi lo metto sulla palpebra
non è acqua marina, non è l'azzurro verde acceso, bello, brillante che mi aspettavo. E in più io odio utilizzare i pigmenti in polvere perché mi svolazzano da tutte le parti, mi cadono sul viso, mi sporcano tutto. Perché l'ho fatto? Perché l'ho fatto? Me lo chiedo anche io. Non so se provare a ricompattarlo perché nasce per essere comunque un prodotto in polvere e ho provato a ricompattare un pigmento in polvere di NYX, ho toppato al grande. Quindi non so se farlo oppure se, tanto è praticamente nuovo, regalarlo direttamente perché non penso che lo utilizzerò, cioè non so come usarlo, è un colore che non sa né di carne né di pesce, non è blu, non è acqua marina, non è verde, non è niente e rende ancora di meno di come si vede qua. Provo a bagnarlo tantissimo e vedere se tiro fuori qualcosa che mi piace, non lo so, vedrò, ma questo ovviamente così non mi serviva, non mi serve, boh. Poi questo in realtà lo volevo da tanto, è l'illuminante di Puro Bio e io ho preso il colore numero 1, quello champagne. Ero tentata anche dal rosa, ma mi sono trattenuta perché già di illuminanti in realtà ne ho e non mi era strettamente necessario, però ne ho sempre sentito parlare benissimo ed effettivamente è molto 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 bello. Di questo sono contenta. Non mi serviva, ma ce l'ho, è una polvere, dovrebbe durare, non si dovrebbe rovinare, né lui né gli altri che ho, piano piano li utilizzeremo. Poi, vi faccio vedere questo. Allora, anche questa non era, questo non era un acquisto strettamente necessario, ma l'ho comprato perché l'ho trovato al 40% di sconto e mi avevano detto essere un prodotto discontinuato. Che cos'è? È un correttore di MAC, il Mineralize, che è un correttore che di per sé non mi copre assolutamente niente, ma proprio niente niente niente. Però io ne ho già finito uno mesi fa, se non un anno, due anni fa, l'avevo comprato sotto consiglio di una delle commesse di MAC. E perché comunque avevo detto che non volevo una cosa che mi segnasse troppo e quindi mi consigliò questo, che ripeto, da solo non mi copre assolutamente niente, ma avendo una texture estremamente leggera mi amalgama e mi alleggerisce il correttore di Estée Lauder, per esempio, che uso, il Born to Run di Too Faced, che comunque è bello cremoso, e insomma è un correttore che mi serve per diluire i correttori più pesanti che ho, che altrimenti da soli mi sembrano troppo pesanti. E trovandolo, innanzitutto, perché l'avevo cercato ma in alcuni store non l'avevo trovato, e trovandolo al 40% di sconto, perché no? Perché no? Ancora non l'ho utilizzato perché sto utilizzando la palette di NYX, dei correttori in crema, e che lo stesso uso per diluire gli altri più corposi che ho, e voglio cercare di smaltire quella il più possibile perché quella ce l'ho da tanto. Poi col fatto che ci si devono mettere le dita dentro per prenderlo, comunque il pennello dentro per prenderlo, non voglio che stia lì più di tanto perché ho paura che si rovini e che vada male. Però appena finisco quella lo metto in gioco. Poi ho comprato questo, altra cosa, questa veramente non inutile, ma quasi, cioè non necessaria, ecco, non inutile perché un utilizzo glielo troviamo, ma non strettamente necessario. È un illuminante di H&M, che ha addirittura lo specchio, mentre il blush che ho di H&M non ce l'ha. È un illuminante lilla, guardatelo qua. Perché l'ho comprato? Perché è lilla, che è un colore che non ho, e sono curiosa di capire come potrebbe mai starmi un illuminante lilla, soprattutto addentrandoci nell'inverno, che spero arrivi presto, e quindi magari utilizzando dei toni un po' più freddi, sia sul viso che sugli occhi. Ma quello che mi ha spinto di più a comprarlo è stato il prezzo, perché era in saldo a 3,99€. Allora, se avessi dovuto pagarlo, quanto costava? Non me lo ricordo. Ah, eccolo qua. 13€, 12,99€ non l'avrei mai comprato, perché appunto non è una cosa necessaria, ma a 3,99€ mi sono detta proviamolo. C'erano anche altri colori, tanti sul rosa, in saldo, però mi sono trattenuta, sono stata brava, alla fine sono stata brava. Poi vi faccio vedere,
altre due cosine prima della proprio vergogna totale, e tutta storta perché ce l'ho appoggiati qua, ho comprato questi pennelli di nessuna marca particolare, credo, non mi ricordo, cioè sì, una marca ce l'hanno ma non mi ricordo, non c'è neanche scritta qui. Li ho comprati su Amazon, sono dei pennelli rifiniti malissimo perché si vedono dei pelacchi che spuntano, appunto non hanno il brand segnato, niente, però sono vegani, sono comunque morbidissimi pur essendo sintetici e sono in legno, c'era scritto in bambù, non so se è proprio bambù, comunque è legno. E, i pennelli mi servono sempre perché sono pigrissima e non dico che non li lavo quasi mai, ma preferisco averne molti a disposizione per non doverli lavare in continuazione. E ce ne sono un po' per il viso, li ho pagati 8 euro, 8 euro e qualcosa, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pennelli e insieme c'era anche una sponge, una spugnetta che ancora devo lavare, devo capire quanto è morbida. Io comunque le spugnette non le uso tantissimo, Beauty Blender & Co. non mi fanno impazzire, non le uso. E invece i pennelli sì, anche per il viso, e ce ne sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 per il viso e 3 per gli occhi, sì, sono tutti loro, e fanno comodo, sono morbidini, finché durano durano, non li ho lavati ma li ho disinfettati solamente con un detergente apposito per i pennelli perché non so quanto resisteranno ai lavaggi, però finché durano vanno bene, insomma, per il prezzo al quale li ho comprati. Poi vi faccio vedere questo, che è un rossetto liquido di Peggy Sage, che in realtà mi è stato regalato e che è un colore bellissimo, vivo, acceso, però non l'ho utilizzato perché vado sempre in giro con la mascherina e praticamente non sto utilizzando rossetti. Oggi ce n'ho un po' solo per il video, ma altrimenti non me lo metto proprio perché l'idea che si appiccichi alla mascherina assolutamente no. Sto aspettando ad utilizzarlo, anche proprio a metterlo sulle labbra per non contaminarlo, tra virgolette. E l'ho solo swatchato una volta sulla mano, un colore bello, vivo, acceso, che avrei voluto utilizzare anche quest'estate, ma mettermelo per tenerlo sotto la mascherina non aveva senso. Comunque, c'è anche lui. Peraltro, ultimamente, sarà proprio la privazione, ma io non sono mai stata un'appassionata di rossetti di nessun tipo, però ultimamente mi sta venendo voglia di comprare rossetti. Ne ho un'infinità che non uso, ma che non uso neanche quando posso usarli. Cioè io spesso magari faccio un super trucco sugli occhi, sul viso, tutta perfetta, precisa, eccetera, poi metto burro di cacao e invece ultimamente mi sta venendo voglia di comprare i rossetti. Sta entrando il gatto in camera, per questo sentite rumore, ha aperto la porta e niente, mi trattengo perché tanto penso, ah, la mascherina non lo fare, ma penso che se ci toglieranno la mascherina farò degli acquisti di rossetti. È così. Comunque, sto divagando per non arrivare al momento clou di questo video, che è questo. Ho comprato lei, che sicuramente tutti e tutte sapete che cos'è, ma sapete anche che non avevo assolutamente bisogno, ma come ho fatto a non averla fino adesso? La giro perché così non si vede lo specchio. È la Blood Sugar, la palette di ombretti di Jeffree Star, quella tutta sui toni del rosso, dei viola, rosa, quella che vedete, insomma, che ultimamente ho desiderato tanto. Perché? Perché ho iniziato a guardare, a seguire una youtuber americana che aveva questa palette nel suo Pendant Palette di quest'anno. Cioè lei si è impegnata in quest'anno a consumare tutta questa palette. Non so perché, cioè non so se effettivamente, mi auguro di no, perché se sono così facilmente influenzabile mi devo preoccupare, ma vederla usare questa palette, questi colori, ha contribuito a farmi venire voglia di comprarla, perché in realtà sono sempre stata tentata dal comprare una delle palette di Jeffree Star. Questa
raramente è stata la più papabile. Cioè, in alcuni periodi è stata la più papabile, se no avrei voluto comprare anche quella con la confezione con la faccia dell'alieno, anche quella dei colori che mi incuriosivano. Un periodo sono stata tentata da quella tutta blu, poi mi sono detta, ma dove te li metti sti blu? Cioè, avrei fatto l'errore di questo qui moltiplicato per una palette intera. E è successo che ero in giro, in vacanza, in un'altra città, sono passata davanti a uno dei negozi Marion Nold, le profumerie che vendono Jeffree Star, e ho detto, proviamo, vediamo, entriamo, vediamo che cos'hanno. L'ho vista e ho detto, vabbè, faccio sta pazzia, la voglio da un po' e me la compro. Mi serviva? No. Era necessaria? No. Perché faccio il progetto di consumo degli ombretti, di bucare la cialda, eccetera, se poi me li continuo a comprare? Non lo so, però è bellissima. Io avevo sbocciato degli ombretti di Jeffree Star in una qualche città inglese che non mi ricordo, nei negozi Morphe, dove rivendono anche Jeffree Star, e solo sbocciandoli così mi sembravano delle polveri molto secche e ho pensato che non si sfumassero bene, quindi poi non ho mai comprato niente. E invece questa è fantastica, fantastica, perché voi mettete il pennello sulla cialdina e non fa un minimo di kick off, ma proprio niente, non viene fuori nulla, non sembra quasi che siano finte. E voi dite, cavolo, forse non sto prendendo niente. Assolutamente, sono, i colori sono super pigmentati, ho utilizzato sia quelli più chiari che quelli più scuri, non tutti, ma quasi. E super pigmentati, però appunto qui non vi spolverano, non vi sporcano, non fanno niente. Li mettete sull'occhio e non fanno un minimo di fallout. Fantastici, cioè, perché non l'ho comprata prima? Che ero stata brava a resistere. Mi piace tantissimo, e così tanto che sto anche un po' tralasciando tutto il resto che ho. Ce l'ho proprio sempre nella mia postazione trucco, lì pronta, e la sto usando sempre, sempre, sempre. E ci sono stati dei colori, mi sembra questo, anzi sicuramente questo, e non so se anche questo rosso qui, quello più acceso, che ho utilizzato come blush. Fantastica, bellissima, mi piace un sacco. Lo so, non mi serviva, me lo dico da sola, che mi devo vergognare, però mi piace, sono contenta. E in fondo, dai, per essere passati 3 mesi non ho esagerato negli acquisti, io provo a convincermi di questo. Comunque, se siete delle o dei appassionate o appassionati di make-up come me, questi video vi piacciono, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale. E ci vediamo al prossimo video. Grazie, ciao!